Aspetta un minuto, aspetta. Via. Ti sembra quel profumo? Sì. Il chiore in Italia se lo deve mettere sempre. Perché il primo non lo metto. Vai, vai. E allora? Giuro. Sta cercando. Non so perso. Non so che legge che io. Allora, giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Dello Stato. Benissimo. Complimenti, benvenuto in Grazie. Italia. Auguri. Grazie. Adesso leggiamo l'atto e poi lei lo firma. Va bene. Allora, oggi 10 del mese di maggio dell'anno 2013 alle ore 11 minuti 6, alle ore 11 minuti 16 nella casa comunale, davanti a me ufficiale dello Stato civile del comune di Mascalucia, per delega avuta è comparso Yacoubi Marwan, nato a Bujada, nato il 18 marzo 1981, presente in Mascalucia, via Magenta 25, cittadino tunisino, il quale mi ha prodotto il decreto del prefetto della provincia di Catania in data 30 aprile 2013, consegnato l'8 maggio 2013, con il quale gli è stata concessa la cittadinanza italiana. E dopo avermi dichiarato che ha la sua residenza in Mascalucia, mi ha chiesto di ricevere il suo giuramento. Constatata la tempestività della richiesta, vi ho aderito. E il comparente presta il suo giuramento pronunciando le parole: giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Il suddetto mi ha altresì chiesto di trascrivere il decreto del prefetto della provincia di Catania in data 30 aprile 2013. Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento come segue. Il prefetto della provincia di Catania, vista la legge 5 febbraio 92 numero 91, vista l'istanza presentata da Yacoubi Marwan, di origine tunisina, nato a Bujala il 18 marzo 1981 per ottenere la cittadinanza italiana, rilevato che l'interessato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 92 numero 91 e che non sussistono le cause preclusive previste dall'articolo 6 della medesima legge, decreta che al signore Marwan Yacoubi, nato a Bujala in Tunisia il 18 marzo 81 e conferisce la cittadinanza italiana. Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo alla prestazione del giuramento di cui è l'articolo 10 della legge 5 febbraio 92 numero 91. Dopodiché ho munito del mio visto la copia del documento trascritto e l'ho inserita nel volume degli allegati a questa legge. Il presente atto viene letto agli intervenuti, i quali insieme con me lo sottoscrivono. Ok, questo è il firmo. Aspetta di dare la penna. Mettiti qua, questo ti viene in fascia. Devi fermare qua? Sotto. Sì, sì. Qua c'è l'altra copia, sono due. Magari noi italiani non la conosciamo, però ancora vita. Va bene. Allora, da domani diventa cittadino italiano e può fare questa carta d'identità. Benissimo.
Io ora vi chiedo all'ufficio elettorale, ma non so se la iscrivono in termini. Lei era iscritto per votare? No. No, perché non faceva parte della comunità. Sì, no. E quindi non lo so se, può, se lo inseriscono per poter votare, perché il termine era oggi. Ora io glielo dico all'ufficio elettorale, se è così le arriverà la tessera elettorale. Eventualmente sì, alle prossime elezioni potrà votare, se non vota adesso. Va bene. Va bene? Tanto grazie. Sì, da domani, da domani che è sabato, da lunedì. Ma noi qualsiasi posto va può dire che è cittadino italiano. Certo, da domani può dire oggi ancora è come sì. No, nel senso che non ha bisogno di un certificato, un documento. No, l'ha bisogno, perché se si fa la carta d'identità, gli presenta la carta d'identità e dimostra. Però no, dico quando va a fare la carta d'identità, allora risulterà. Risulterà perché io glielo comunico, certo. Io glielo comunico, quindi risulterà. Eventualmente sotto non glielo dico che l'ha fatto oggi, comunque io glielo comunico in giornata alla comunità cittadinanza. La comunico pure in questura, in prefettura, quindi le comunicazioni le faccio io. Benissimo? Benissimo. Grazie. Arrivederci.